religiosi siamo una comunità educante al fianco delle famiglie, che porta avanti l'ispirazione della nostra fondatrice, Santa Paola Elisabetta Cerioli. Con il tratto psicopedagogico della prossimità vigilante ed amorevole, da lei stessa praticato e sviluppato. Santa Paola Elisabetta Cerioli, vissuta nell'Ottocento, è stata una donna, una mamma, una santa fondatrice. Nata dalla parte del privilegio, si è adoperata ad elaborare una parola nuova di cura, di ascolto, di promozione, per consegnare ai bambini accolti nella sua casa uno spazio per la loro realizzazione personale. Attraverso le opere da lei fondate, ancora oggi la sua maternità spirituale e creativa continua a guidarci e ad accompagnarci nel nostro progetto educativo. Come educhiamo? Qual è il nostro stile? Noi educhiamo attraverso il soccorso adottivo, che riflette il carisma trasmesso a noi dalla nostra fondatrice. Soccorso adottivo vuol dire che ogni alunno è considerato come un figlio. La nostra scuola tiene vivo questo alto ideale e vuole offrire un luogo dove ciascun docente, ciascun educatore, ciascun religioso si senta padre e madre dei figli degli alunni affidati. La cura espressa è quella di una trasparente dimensione materna e paterna nella relazione educativa. Il nostro progetto educativo si rifà all'esperienza e alla pedagogia di Santa Paola Elisabetta Cerioli, ma raccoglie in sé anche le più adeguate e moderne pedagogie contemporanee. Con i bambini e con i ragazzi che oggi ci vengono affidati, stiamo portando avanti gli alfabeti del futuro. Oltre all'alfabetizzazione di base, stiamo implementando una alfabetizzazione alla lingua inglese. Quindi, insieme al corso ordinamentale, c'è anche un corso bilingue. Stiamo alfabetizzando a nuovi strumenti di comunicazione, alla tecnologia, quindi attraverso l'utilizzo dell'iPad nelle scuole della secondaria di primo grado e nelle classi quarte e quinte della primaria. Stiamo inoltre sviluppando progetti di attenzione alla musica e al canto come manifestazione della creatività dei bambini. Insieme a tutto questo, il nostro progetto educativo comprende un aspetto molto significativo per l'inclusività. Una scuola dunque che guarda al futuro, guarda soprattutto al bene delle giovani generazioni e delle loro famiglie. Nell'educazione dei loro figli. Per questo motivo ha scelto di offrire un tempo di cura e custodia che va dalle 7:30 del mattino alle 18 della sera. L'attività curricolare prevede un totale di 33 unità tempo settimanali da 50 minuti e 2 unità tempo opzionali di laboratorio il venerdì pomeriggio. L'organizzazione didattica alla scuola primaria Sacra Famiglia prevede la presenza in ogni classe dell'insegnante superprevalente e degli insegnanti specialisti. L'insegnante superprevalente è così chiamato perché è il docente con più ore di insegnamento nella classe e ha quindi compiti di coordinamento con gli altri insegnanti specialisti. All'interno della nostra istituzione scolastica sono istituiti alcuni progetti particolari che potenziano e valorizzano i contenuti delle discipline di musica, inglese ed educazione fisica.
Gli insegnanti a cui sono affidate queste discipline hanno una formazione specialistica che consente agli alunni di raggiungere i traguardi dei relativi progetti. La didattica, svolta a scuola, si basa sulla competenza dell'imparare ad imparare, da far acquisire agli studenti attraverso l'apprendimento del metodo di studio e lo sviluppo di una graduale autonomia nella gestione e assimilazione degli argomenti affrontati. Durante la lezione, il docente utilizza diverse metodologie e strumenti, anche digitali, per valorizzare l'esperienza e la riflessione degli alunni, per promuovere e favorire l'apprendimento delle conoscenze a livello pluridisciplinare, attraverso la cooperazione e l'aiuto reciproco. Il processo di apprendimento viene sostenuto e incoraggiato dal docente attraverso lo studio e i compiti svolti a scuola. Solo durante il fine settimana assegnerà delle esercitazioni di italiano, matematica e inglese, calibrate in base all'età ed equilibrate tra le varie discipline. I compiti dovranno essere svolti autonomamente dagli alunni. Il genitore dovrà sollecitare e visionare l'esecuzione degli stessi, segnalando all'insegnante eventuali difficoltà. Dall'anno scolastico 2016-17, la scuola primaria ha deciso di avvalersi del metodo analogico ideato dal professor Camillo Bortolato per l'apprendimento sia della letto-scrittura che del calcolo. Il Collegio dei Docenti ha scelto di utilizzare questo metodo in quanto si avvicina al modo naturale di apprendere dei bambini rispettando i tempi di ognuno, fa leva sullo sguardo d'insieme a favore di un apprendimento più armonico e rispettoso dei tempi di ogni bambino. Inoltre, utilizza strumenti che suscitano l'entusiasmo dei bambini. In lingua italiana, per permettere ai bambini di imparare a leggere fin da subito, viene presentato tutto l'alfabeto insieme ai digrammi e ai trigrammi, che da gruppi di parole si trasformano in icone, dette immagini gancio o meglio ancora agganci emozionali. In questo modo i suoni dell'alfabeto saranno facilmente memorizzati, individuati e decodificati. In matematica si inizia da subito a operare con i numeri mediante l'ausilio della linea del 20, uno strumento che faciliterà la graduale acquisizione delle procedure di calcolo mentale. La linea del 20 è uno strumento in plastica costituito da 20 tasti mobili, ognuno dei quali rappresenta un numero. Alzandoli e abbassandoli, l'alunno sarà da subito in grado di eseguire semplici addizioni e sottrazioni. Oltre a ricondurre all'essenza del calcolo mentale, la linea del 20 introduce un valore aggiunto allo svolgimento del calcolo. Essa, infatti, è in grado di sviluppare il calcolo intuitivo, cioè il calcolo al volo, che supera il conteggio oggetto per oggetto. Il metodo analogico accompagna gli studenti nell'apprendimento della lingua italiana e della matematica per tutto il ciclo della scuola primaria. Nel 2016 come scuola di lingue. Ciò significa che segue le indicazioni nazionali per il curriculum italiano e al contempo inserisce programmi dal British Curriculum e dal Cambridge International Curriculum. L'obiettivo è infatti quello di formare futuri cittadini del mondo globalizzato che siano in grado di comunicare fluentemente sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Il progetto di lingue alla scuola primaria si fonda su un rapporto di circa il 40% di insegnamento in lingua inglese, con 12 unità tempo settimanali per le classi prime, così suddivise: 7 unità tempo settimanali di literacy,
un'unità tempo settimanale per ciascuna delle seguenti discipline insegnate in lingua inglese: storia, geografia, scienze, immagine e tecnologia informatica. Le unità tempo totali settimanali aumentano a 13 nel terzo anno, per poi raggiungere le 14 unità tempo il quarto anno. La Sacra Bilingual School Primaria offre due percorsi distinti di bilinguismo, il percorso SBS L1 e il percorso SBS L2. Il primo percorso, L1, è il corso a cui approdano i bambini che hanno frequentato la nostra scuola dell'infanzia bilingue. L'immersione linguistica vissuta nei 3 anni di scuola dell'infanzia permette di incrementare il lavoro che si svolge alla scuola primaria, soprattutto nella disciplina di literacy, affiancando il metodo Jolly Phonics al curriculum Cambridge Primary English. Al corso SBS L2 approdano i bambini che iniziano il proprio percorso in SBS dalla scuola primaria. Le discipline e il monte ore di insegnamento in lingua inglese non variano dunque tra i due percorsi. Ciò che varia è il background di conoscenza della lingua inglese degli alunni iscritti ai due corsi, che necessariamente porta a uno sviluppo del progetto con tempi e modi differenziati, rispettosi del percorso di apprendimento dei bambini. Ok, read from the first one out loud. Cat. Kip. Literacy corrisponde all'insegnamento della lingua inglese e include in primis la lettoscrittura, insegnata secondo il metodo Jolly Phonics, che è il metodo ufficialmente usato nei paesi anglosassoni con i bambini di madrelingua inglese. È un metodo innovativo che si basa su un approccio multisensoriale alla fonetica. Attraverso canzoncine, gesti e storielle, i bambini imparano i suoni della lingua inglese e gradualmente acquisiscono la capacità di fonderli per leggere e di scomporli per scrivere. Alla lettoscrittura si affianca poi il lavoro di storytelling, la lettura di storie adatta al livello dei bambini, che aiutano a sviluppare il lessico, la capacità di ascolto, di comprensione, così come gradualmente l'abilità di scrittura di brevi testi. Per quanto riguarda le discipline insegnate in inglese, gli obiettivi rimangono quelli dettati dalle indicazioni nazionali per il curriculum italiano, ma i contenuti vengono veicolati in lingua inglese attraverso un metodo che mira a coinvolgere i bambini in prima persona nel loro processo di apprendimento, attraverso lezioni pratiche ed esperienziali, grazie all'uso di slide, video, esperimenti e lavori di gruppo. Durante queste ore, la scuola garantisce la compresenza dell'insegnante di madrelingua inglese con l'insegnante di madrelingua italiana, titolare della disciplina. A partire dalla classe seconda, questa compresenza viene utilizzata, laddove risulta necessario, anche per lavori di arricchimento linguistico e di approfondimento in lingua italiana, per poter garantire l'acquisizione del lessico specifico non solo in lingua inglese, ma anche nella lingua madre, pur mantenendo la predominanza della lingua inglese come lingua di insegnamento di queste discipline. Tutto il lavoro, compresa la preparazione alle prove di verifica, viene svolto in classe con gli insegnanti. Dunque, qualora la famiglia non conosca l'inglese, questo non rappresenta un ostacolo. Tuttavia, la scuola organizza corsi di lingua inglese serali per adulti, aperti anche ai genitori. Solo per la disciplina di literacy vengono assegnati esclusivamente per il fine settimana semplici esercizi o letture che i bambini possono svolgere autonomamente grazie al background di conoscenze e di competenze acquisito in classe. Da sempre la scuola Sacra Famiglia ha riservato particolare attenzione e importanza all'insegnamento della lingua inglese. Ciò si traduce nel corso ordinamentale
con la presenza di insegnanti laureati in lingue e letterature straniere e con l'attivazione di un percorso con un insegnante madrelingua per 20 unità tempo annue in ciascuna classe. Il monte ore dedicato all'insegnamento della lingua inglese nel corso ordinamentale è di 2 unità tempo settimanali per il primo biennio, fino ad arrivare a 4 unità tempo settimanali in quarta e in quinta. Inoltre, ogni anno i bambini affrontano alcuni argomenti di altre discipline, quali ad esempio scienze, storia, geografia o immagine, in lingua inglese, secondo la metodologia CLIRE, utilizzando l'inglese in maniera concreta come mezzo per apprendere contenuti di vario genere. La nostra scuola ha da sempre creduto nella musica come un fattore di primaria importanza nell'educazione del bambino. Ogni classe ha 2 unità tempo di lezione di musica alla settimana, guidate da insegnanti musicisti specializzati in didattica musicale per l'infanzia. 3. La didattica musicale attuata durante tutto l'anno scolastico e in ogni classe offre come eccellenza la possibilità di sviluppare e potenziare al meglio le capacità vocali di alcuni alunni. Nasce così il coro di Voci Bianche Nuove Armonie, che dal 2003 porta avanti un progetto di eccellenza del nostro istituto. Il coro di Voci Bianche è composto da bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il coro partecipa a rassegne, concorsi, provinciali, regionali, nazionali, si esibisce in concerto in varie province lombarde e anche fuori dalla regione Lombardia. Ha inciso 2 CD, uno nel 2015 e uno nel 2016. Dal 2016 nasce anche il coro giovanile Nuove Armonie, che comprende ex alunni dell'istituto che hanno partecipato al coro Nuove Armonie. Buongiorno, sono il dottor Ambrosini Mauro. Sono uno psicologo scolastico, la mia funzione alla scuola è prettamente consulenziale per gli insegnanti, i genitori, i ragazzi e i bambini. Relativamente al benessere di sviluppo psicologico e all'apprendimento. Alla scuola primaria Sacra Famiglia, uno degli aspetti che qualifica la proposta formativa in modo singolare è la presenza degli educatori nei tempi extrascolastici. Questa scelta nasce perché siamo consapevoli dell'importanza che questi tempi hanno nell'economia della giornata che i bambini trascorrono a scuola. Massima attenzione e cura quindi viene posta in particolare ai momenti del gioco, delle relazioni e alle dinamiche di gruppo per raggiungere l'obiettivo di stare bene insieme. La scuola primaria Sacra Famiglia è aperta dalle 7.30 del mattino fino alle 18. I tempi del pre e del post scuola sono seguiti dagli educatori e fanno parte integrante della nostra offerta. La pausa pranzo di 1 ora e mezza è sempre gestita e curata dagli educatori. La scuola è dotata di un'ampia sala da pranzo. Il menù, formulato sulla base delle linee guida dell'ATS, viene preparato con cura dal personale della cucina interna. E dopo pranzo è tempo di giocare. Al
venerdì pomeriggio le lezioni scolastiche lasciano spazio a laboratori e corsi. Gli educatori progettano e propongono una vasta gamma di attività. Giochi, esperimenti, scoperte, creatività e fantasia sono gli ingredienti sapientemente mixati per catturare l'interesse e la partecipazione dei bambini. Di poter vivere la loro ricreazione, il loro momento di gioco all'aria aperta insieme ai loro educatori. Internamente abbiamo ampi saloni che servono per le ricreazioni, per le attività di gruppo e per lezioni particolari da vivere insieme con gli altri classi. Abbiamo una sala informatica che offre 30 postazioni per poter utilizzare il computer e imparare a usare il PC a partire dalla prima elementare. Abbiamo un grande refettorio che offre a tutti la possibilità di poter usufruire della nostra cucina interna. Abbiamo un albo di lettura particolare per poter vivere esperienze di lettura o storytelling in inglese. Abbiamo una grande palestra che permette a tutti i nostri alunni di poter vivere la loro lezione di motoria. Inoltre la palestra viene utilizzata anche per organizzare i nostri eventi, le nostre feste, insieme anche ai genitori. L'offerta formativa del nostro centro scolastico non si limita soltanto a una dimensione didattica, ma abbiamo una grande organizzazione di attività extrascolastiche. Ad esempio abbiamo la vacanza invernale sulla neve. Inoltre, durante l'estate, la scuola propone 6 settimane di progetto estate, da metà giugno fino alla fine di luglio. Oltre al progetto estate abbiamo anche le vacanze estive, c'è la possibilità di iscriversi al nostro campus a mare o in